Queste prese d'aria qua improvvisate, devo dire che esce molta più aria, la temperatura è stata buona, ma adesso ultimamente è risalita. Non so perché, d'improvviso è risalita. I freni, cazzo, ho allentato di nuovo, scottano, i mozzi scottano. Wow! Questo è incandescente, probabilmente qua c'è proprio il cuscinetto del mozzo che è da sostituire magari, ecco perché scalda, può essere. Adesso lo bagno e lo raffreddo. Quindi siamo qua in coda in motorizzazione, temperatura alle stelle e mi è partita la cinghia che slitta, va bene. Queste che le avevo incollate con di componente lì, di adesivo super potente, enorme, gigantesco, loro te ne danno due pezzettini così, ne ho messo uno enorme, come potete vedere, uno enorme, e non ci sta, non lo so, non ci sta. Temperatura a cannone. Pressione dell'olio a zero, con motore acceso al minimo e a zero, mi lascia un attimo a pensare, c'è una perdita, c'è una perdita nella pompa, penso sia la pompa dell'acqua, presumo, spero, ma anche la coppa dell'olio è un po' bagnata, quindi... Finito tutto questo iterim, tutta questa merda, vaffanculo, vado a casa, svuoto l'impianto, tolgo la pompa dell'acqua, pulisco bene tutto, metto la nuova pasta, sì che ne avevano messa tanta di pasta, meno male che c'ho queste ventoline qua che mettono sparate addosso, ma poi anche tutto questo cruscotto qua, tutto quello che vedete viene via, faccio tutto in legno, tante cose, tipo il contachilometro a cosa serve se non è nemmeno collegato, è nuovo, guarda, segna zero, nuovo, elimino tutto, qua metto una bella pulsantiera. Qua metto un bello stacca batteria con pulsantiera. Ah, ti prego, fammi finire sta storia qua, dai, fammi andare tutto bene, che vado a casa e poi nei giorni a seguire giuro smonto giù tutto motore. L'iniettore non perde più. Il tubo che ho fatto, il lavoro che ho fatto va bene. Qua sono lenti come la morte, Cristo. Sono anche pullman, mezzi anche sequestrati, presumo, qualcosa. Ma sono lenti. Mi fanno morire. È arrivata la linea, ecco, è arrivata la linea. Allora, questa è davvero calda, questa è fottutamente calda, quindi mi devo fermare un'altra volta, alzarlo e regolarla bene, piuttosto tolgo un tamburo perché non mi ricordo se avvitandola da una parte o dall'altra vado a rilasciare, va lasciata blanda. Questa è calda, ma ci sta, anche quelli dietro un po' caldi. Ma questa è incandescente. Questa è davvero scotta, quella davvero scotta. Quindi secondo me questa va regolata un'altra volta. E poi c'ho le gomme sgonfie, di brutto cazzo. Cioè guarda questo per esempio. Le gomme
sono così le mie. Sono così, sono molto sgonfie, molto. Ma non sono le ruote che danno il problema, è il freno. Io sono sicuro che quel freno lì è ancora da smollare, da regolare meglio. E sì che sembrava libero, sembrava libero. C'è problema qua. E frenare vi assicuro che frena di brutto, Frena bene adesso. Adesso frena bene. Non è cattivissima la frenata, ma è una bella frenata, insomma. Riesco a fermarmi nel tempo. Poi zozzo, mamma mia, guarda come zozzo. Proprio lurido, È lurido, lurido, lurido. Va lavato tutto bene. Adesso queste prese d'aria qua funzionano. Prima che ho sbloccato il freno in autostrada, 180 gradi, anche qualcosa di meno, andava bene. Poi si vede che sto freno si è rigonfiato, è andato a bloccare di nuovo. Finito tutto questo, mi fermo da qualche parte, vado a mangiare, lascio raffreddare in maniera che raffredda, posso metterci mano, e poi sollevo e smollo il più possibile, cioè proprio lo lascio così blando, che cazzo, non può più essere i freni, tutti li faccio, tutti e quattro, non me ne frega un cazzo, per il ritorno li faccio tutti e quattro, tanto l'importante è che sono arrivato qua e sono in fila, non manca tanto, che tocca a me tra un po', ce ne ho davanti un po'. Avanti uno, due, tre, l'ambulanza là, boh. Il fatto è che non fanno un cazzo questi qua, capito? Sono tutti fermi qua, ma non stanno facendo un cazzo praticamente. Non stanno facendo. Un motorino di merda. È tutto fermo, sono fermi. Qua niente, anche qua niente. Guardate i rulli sono sfondati praticamente. Non funzionano i rulli dei freni, non funzionano. Non stanno facendo un cazzo sti qua. Non stanno facendo un cazzo. Se lì a grattarsi i coglioni. Un motorino di merda. Non capisco. O sono andati a mangiare. Pausa pranzo. Può essere, ecco. Guarda questo. Questo qua c'ha addirittura due ammortizzatori, figa. Ma che roba che gli ha fatto. Ma che spettacolo che è. Ma che roba, cazzo! C'ha luci dappertutto, cose! Guarda. C'ha gli specchietti qua, le trombe, le cose, va! Guarda. E guarda dentro che figo che è! Che figo! Maganda! Power Robby, YouTube, Power Robby. Subscribe. Ma che figo che è. Va, tutto aerografato. Porca puttana, il mio è un cesso a confronto. Guarda questo, guarda anche questo. Ma che roba. Quello è il mio. Il mio è più cacato. Poverino. Sono tornato a casa adesso che sono alle 5:30, sono arrivato a casa. Il navigatore della linea al ritorno mi ha fatto sbagliare strada. Intanto quando ero lì in motorizzazione
un'ora per farci arrivare lì, poi ci ha fatto parcheggiare al sole e non c'era nessuno che faceva, non facevano un cazzo, niente. E che cazzo, dopo un po' mi sono detto i coglioni, chiuso tutto, vado lì dalla linea in ufficio, e lì aria condizionata, tutti belli comodi seduti in aria condizionata, affanculo, va, tutto sudato fradicio, incazzato come una iena. Alla fine mi sono sdraiato lì sulle panchine, mi sono, 3 secondi mi sono addormentato, tempo ad addormentarmi, mi svegliano. Allora prendo il furgone, lo porto lì, accendo le luci, accendo tutte le luci, tutte le luci, bim bum bam, Daxon, tergicristallo, cazzi, mazzi, va bene? Funziona? Boom! Parcheggialo là. Figa, vado, lo parcheggio là, torno dentro in ufficio, ancora c'è da aspettare di qua, di là. Mi sdraio sulle panchine, mi addormento, mi svegliano, devi spostare il furgone perché non ci passa un pullman. Incazzato come una iena, rincoglionito, incazzato, mal di testa. Vado lì, sposto il furgone, torno dentro, arriva la linea, dai, finito, andiamo. E che cazzo, allora, ritorna là, accendi di nuovo. Motore ancora va in overload. Ho tirato giù le gomme, i freni, cazzo, 5 volte quelli anteriori per regolarli, che scottavano che Dio la manda. Niente, track frenato, ma comunque vada, in salita non ce la fa, a parte che non ce la fa di fare le salite in prima e in seconda perché è pesante, il motore spompo, non ce la fa. Non vorrei che per via del filtro attaccato subito lì alla valvola farfalla, non ha cavalli, potenza, boh. Poi guardo sotto, pompa dell'acqua, perde, c'è una piccola perdita. Nuova, me l'hanno appena montata, perde coppa dell'olio, anche quella un po' bagnata. Dopo un po' per l'alta temperatura probabilmente la cinghia che fa girare la ventola e che la pompa dell'acqua e l'alternatore è andata a fanculo. Come è andata a fanculo? Cazzo, è nuova, l'ho appena cambiata, slitta da matti, andata, si è allungata, andata, sarà qualità di merda, va bene. In settimana, non questa perché sono stanco e pieno di coglioni, giuro, smonto tutto, apro i freni di regolo blandi, che frena quasi un cazzo, regolo tutto blando, che controllo pure i cuscinetti del mozzo, del tutto, tiro giù anche i mozzi, li pulisco, i cuscinetti li controllo, se ce ne manca, magari c'è qualche cuscinetto andato che frena, non è il freno ma il cuscinetto, ciao, tiro giù tutto, cazzo, rifaccio tutto da capo un'altra volta. Sono rotto i coglioni. Ho ordinato un tubo in alluminio che arriva. Ho anche tagliato il cofano, come avete visto, per far uscire aria. E un po' funzionava, un po' meglio girava. Non c'è stato verso. È arrivato a 300 gradi il motore. Ci siamo fermati. Gli ho buttato sull'acqua. Taniche di acqua gli ho buttato sul motore perché. Una fumata, anche i mozzi fumavano, anche i freni fumavano, non so nemmeno come cazzo ho fatto a tornare a casa. Il navigatore di merda mi ha sbagliato la strada, mi ha fatto scalare tutta una montagna, delle salite così, in
prima le ho dovute fare, in prima non ce la faceva, a fatica in prima, navigatore di merda, mio pieni coglioni, ma sono distrutto, non riesco nemmeno a stare in piedi, c'ho un mal di testa, mi gira la testa, che se vado a letto conto 3 e sto dormendo, non lo faccio, se no che cazzo di ora mi sveglio dopo, devo resistere, resisto, alle 8:30 vado a letto, 8:30, 9 vado a letto, domani devo prendere la moto, andare a Balayan, 14-15 km da qua, con i documenti che ho preso oggi, e devo pagare 4 anni di bollo che non è stato pagato mai, 200 euro tutte, penso, più cambio del colore, cazzi mazzi. Bene, bene. In più mi è arrivata la mail che sto facendo la traduzione in inglese della mia patente. Mi ha mandato la mail, tra l'altro coglioni che parlano in italiano me l'ha mandata in inglese. Così devo tradurre, che cazzo dicono. Devo collegare il computer, guardare se è tutto ok. Gli dico sì, è tutto ok, e loro me la spediscono certificata di qua di là, visto che ho pagato la spedizione per questo video di merda, questa giornata del cazzo. È tutto Power Roby, Filippine, puttana Eva.